Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi andremo a chiudere definitivamente la stagione degli acquisti videoludici estivi, anche perché è ottobre e direi che l'estate è abbastanza finita. Questo perché? Perché ho ricevuto finalmente l'ultimo pacco che stavo aspettando ed è un pacco pieno di foglie di giornale e pieno di games che stavo aspettando e non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi, mio pubblico fedelissimo. Quindi, prima di iniziare l'unboxing, se il video vi piace, se queste cose collezionistiche vi intrigano, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, mentre se vi state chiedendo, ma Poro Michele, ma quanti soldi butti in videogiochi? Tranquilli, tranquilli, perché sono un figlio di papà. Iniziamo! Allora, prima di vedere il contenuto di questo incredibile pacco vuoto, mi sono ricordato che nell'ultimo video non vi ho fatto vedere un piccolo acquistino corollario alla Limited di Link's Awakening, ovvero l'amiibo di Link in versione Link's Awakening, appunto. Non c'è nulla di speciale, però l'amiibo è diventato già abbastanza raro, si trova a prezzi fuori di testa, per fuori di testa intendo da 20 euro in su, non li vale assolutamente, il suo prezzo giusto dovrebbe essere quello di 15-16 euro, e vi consiglio di non farvi prendere la fretta per acquistarlo. Tra l'altro, la cosa che mi piace è che inizio ad avere tantissimi amiibo a tema Zelda, la mia collezione inizia a essere molto interessante, anche perché ho delle, non sono proprio degli amiibo, ma sono delle figures prese direttamente in Giappone da me medesimo, che vanno a comporre tutte le incarnazioni di Link e iniziano a piacermi. Non colleziono amiibo, anzi molti di Smash li ho aperti, ma questi qua li terrò chiusi perché sono parecchio un nerd. Passiamo ai giochi dell'Xbox 360, il primo, sicuramente il meno raro, è Prince of Persia, il reboot del 2008-2009 in cel shading, un gioco che giocai all'epoca, molto carino, con una direzione artistica assai ispirata. L'unico difetto che aveva questo gioco era l'eccessiva facilità, era praticamente impossibile morire. Comunque fu un reboot molto apprezzato che però purtroppo non ebbe nessun tipo di sequel, almeno mi sembra, forse giusto qualche DLC. Il gioco è completo di tutto, ho pagato una sciocchezza, 3 euro, non si poteva lasciare andare. Vi ripeto, un gioco carino, sicuramente al di sotto del reboot della trilogia precedente, quella di Sabbie del Tempo, questo rimane un buon gioco, 3 euro si prende. E altro gioco per Xbox 360 è un gioco in realtà di cui non so assolutamente nulla, ma mi incuriosiva troppo e si chiama Machine and the Forsaken Kingdom. Mi sono un po' informato, è una sorta di action puzzle in tre dimensioni, in terza persona. È interessante perché è stato diretto da Yoshiki Okamoto, un nome dell'industria ormai un po' sparito perché è andato a sviluppare per giochi mobile, però è una di quelle firme comparse su molti capolavori degli anni 90, tra cui Street Fighter e Resident Evil. Cosa molto curiosa è che è una versione PAL, però non italiana, non UK, ma a quanto pare PAL scandinava. Come possiamo vedere ci sono qua due bandiere, penso Svezia e Finlandia, non lo so, sono abbastanza ignorantone in questo. C'è il libretto di istruzioni, oltre che al disco di gioco ovviamente, e la cosa che mi fa morire è che le istruzioni sono sì in inglese, ma poi ci sono i quick start, cioè gli avvii rapidi in delle lingue che sinceramente ignora il mondo intero. Odota Kirsti, Paranna Maginia, Tominia Seura, eccetera eccetera. Comunque è un gioco che probabilmente giocherò molto volentieri, magari quando avrò tra le mani un Xbox One che mi metterà a disposizione tutto il catalogo Xbox dalla prima all'ultima, perché no? Continua il retro game, ma adesso passiamo tutto quanto sulla roba Jap. E abbiamo per Dreamcast non proprio un gioco ma una demo che tutti quanti avrete riconosciuto, What's Shenmue. Questa qua è una demo che è stata distribuita a chi aveva preordinato il gioco, ma siccome poi ci furono dei problemi di distribuzione per il primo Shenmue, arrivò prima la demo del gioco ed è sostanzialmente una sorta di introduzione alle meccaniche per l'epoca rivoluzionarie, e il giocatore poteva esplorare la prima area di gioco, però con delle limitazioni, e la demo si svolgeva tramite una quest in realtà non presente nel gioco completo, che in realtà
andava a prendere molti elementi di un'altra quest principale e li riadattava per essere una sorta di tutorial interattivo. Al suo interno sono presenti anche dei filmati che invece erano nel Passport, che era un disco aggiuntivo presente nell'edizione giapponese del primo Shenmue. Ci sono parecchi flyer, penso tutti quanti, non so neanche cosa siano, Shenmue Orchestra Version, chi legge il giapponese, aspettiamo Rox che legge il giapponese e ci dirà bene cosa rappresentano queste cose. Manuale di istruzioni che spiegava i tasti e poche altre cose, credo. Non è assolutamente un episodio imprescindibile né un gioco fondamentale della saga, è semplicemente una demo e un di più che ho preso a pochissimi euro, 5 mi sembra, e quindi ho pensato fosse un ottimo acquisto da fare. Non ho al momento un Dreamcast con cui giocarlo, in ogni caso questo qua funzionerebbe solo ed esclusivamente con i Dreamcast giapponesi. Shenmue ce l'avevo anche in versione giapponese, per ora mi rimane soltanto quella europea. Passiamo alla PlayStation 2 perché vi devo presentare un altro gioco preso a pochissimo, penso sempre 5 euro, ed è Shadowverse from the New World, edizione Giappa Giappa, come si può leggere da dietro. E questo è il terzo capitolo di una delle serie di JRPG che più adoro in assoluto. Sono usciti tutti e tre per PlayStation 2 e il secondo capitolo, Shadowverse Covenant, per me è l'apice dei JRPG di quell'epoca, nonché il miglior JRPG su PlayStation 2. Questo perché lancio sempre frecciatine a Final Fantasy X e vi garantisco che questo Shadowverse Covenant è 100.000 volte meglio di Final Fantasy X. Questo terzo capitolo è leggermente meno ispirato, più che altro è molto derivativo e innova molto di meno rispetto al secondo episodio Covenant, ma è comunque un gioco godibilissimo e vi segnalo tra le tante cose un cast completamente fuori di testa. L'ironia era qualcosa che caratterizzava ampiamente questa serie e possiamo vedere che il cast è composto principalmente da un mariachi, una donna vampiro, un gatto che pratica arti marziali e un esperto di Brazilian Jiu-Jitsu e degli indiani d'America. E questo sono molto felice di averlo recuperato perché si unisce alla collezione che ho di Shadowverse. Qui vediamo il secondo episodio in versione limited, presa direttamente in Giappone, trovata pochissimo in una sorta di scatolone degli avanzi. E poi, sempre Shadowverse, ho il primo episodio, sicuramente il meno bello dei tre, ma anche uno dei più rari, in edizione italiana e spagnola, completa di tutto. Non solo ci sono le istruzioni in italiano, ma c'è anche una sorta di mini guida. E poi Shadowverse Covenant, vi dicevo, uno dei miei giochi preferiti in assoluto, che purtroppo però è in edizione tedesca. Che l'ho comprato, lo trovai per caso quando ero proprio piccolo in un viaggio che feci in Germania con i miei genitori e non l'ho mai rivenduto e l'ho giocato su questa versione perché aveva poi il testo in inglese, se non addirittura anche in italiano, non mi ricordo. Però comunque ragazzi, prima o poi vi parlerò in modo approfondito di questa serie perché secondo me merita molta più fama, molti più riconoscimenti, perché ci troviamo di fronte a dei JRPG fresh, freschissimi. E ci avviamo alla conclusione e vi presento due titoli giapponesi sempre per Nintendo 64. Uno l'avrete riconosciuto sicuramente, il secondo ho qualche dubbio. Quello che avete riconosciuto sicuramente è Mario Kart 64, seconda incarnazione del racing game per eccellenza di Nintendo, e l'altro invece è Blast Dozer, conosciuto qua in Europa come Blast Corps. Allora, togliamoci subito dalle scatole Mario Kart 64. Il gioco è in buone condizioni, purtroppo c'è un piccolo strappetto sulla front cover, ma niente di che. Diciamo che per il Nintendo 64 giapponese non sono poi così malato di mente da volere le condizioni perfette del case. È completo di tutto, sì. Vediamo, non solo c'è il bel manuale di istruzioni, bello ciccioso, come piace a noi ovviamente tutto in giapponese, ma c'è anche una sorta di cartoncino apribile che spiega i controlli, e questo è carinissimo. Ricordiamo, il controller Nintendo 64 fu rivoluzionario sotto molti aspetti, e in più abbiamo anche una rapida spiegazione dei vari power-up e degli oggetti utilizzabili. L'unica cosa particolare è che il portacartucce sì, è in condizioni ottime, ma la cartuccia è europea, quindi non so perché è successa questa cosa, ma va bene così. In fondo il mio Nintendo 64 è PAL, quindi questo qua addirittura ci potrei giocare e non rimarrebbe semplicemente come oggetto da collezione morto all'interno dei vari titoli che ho. Mentre, passando a Blast Dozer, questo è uno dei primi giochi sviluppati dalla Rare per Nintendo 64 ed è stato anche un po'
uno dei giochi che li ha portati alla ribalta, non aveva espresso le sue potenzialità su Nintendo 64. Ricordiamo che già per Super Nintendo aveva creato dei capolavori non da poco, tra tutte la trilogia di Donkey Kong Country e Killer Instinct. Questo invece è più un puzzle game dalle meccaniche interessanti e soprattutto fu sviluppato ispirandosi al gameplay del primo Donkey Kong. Vediamo un'altra volta, manuale ciccionissimo, pieno di informazioni e super colorato. Peccato che sia in giapponese, quindi mi potrà servire veramente a poco, con tutti i veicoli disponibili nel gioco. E qui c'è veramente tutto, anche la, penso la spine card, si chiami così, o forse la registry card, non ricordo. E questo, ragazzi, era l'ultimo pezzo all'interno di questo mini lotto, composto principalmente da giochi giapponesi. E questi, ragazzi, erano gli ultimi acquisti retro videoludici che ho fatto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali sono stati i vostri ultimi acquisti. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, tutte le cose di sorta. Vi voglio bene, ci vediamo presto, alla prossima. Io sono il Poro Michele, senza soldi, ma figlio di papà. Ciao!